Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del TG Poliziano da Marama Ivan e Niccolò Castagnozzi. Il ritorno dal viaggio di istruzione in Irlanda dei ragazzi della terza B è avvenuto una settimana dopo a quanto preventivato, a causa di una bufera di neve che non si verificava da 30 anni in Irlanda. Sentiamo l'intervista dei tre partecipanti e successivamente vedremo anche l'introduzione alla presentazione del libro Selfie di noi. Salve a tutti, siamo qua per intervistare tre ragazzi che hanno preso parte al viaggio istruzione in Irlanda. Ragazzi, potete raccontarci cosa è successo durante questo viaggio? Ho saputo che ci sono stati un po' di problemi per il ritorno. Allora, durante questo viaggio di istruzione in Irlanda abbiamo avuto dei problemi per il ritorno, che era previsto una settimana dopo la partenza, e in quanto si è scatenata una bufera che ha bloccato tutti gli aeroporti irlandesi. Questo è un problema abbastanza grave, in quanto era per la prima volta dopo 30 anni che nevicava in Irlanda, quindi erano molto impreparati a questa evenienza e siamo dovuti rimanere su per un'altra settimana, e per fortuna le famiglie ci hanno accolto e ci hanno dato il sostegno necessario a restare su più a lungo. E poi dopo il nostro preside ci ha informato sul viaggio di ritorno e tutto, e siamo riusciti a ritornare finalmente nella nostra caretta. Che esperienze vi ha lasciato questo viaggio? È stata un'esperienza molto importante per le lezioni in inglese che abbiamo fatto, e c'è stata anche molta conversazione con le famiglie. In più abbiamo visitato molti musei e molte mostre di arte contemporanea, e sicuramente un'esperienza da rifare che ci ha lasciato molto anche dal punto di vista sentimentale. Cosa vi è rimasto della cultura irlandese, ragazzi? La cultura irlandese è molto diversa da quella italiana. Nella cultura culinaria italiana è totalmente differente da quella irlandese. In Irlanda la colazione è molto più abbondante di quella appunto italiana. E in Irlanda ovviamente non sanno fare la pasta come sappiamo fare noi. Sono stati molto gentili con noi, le famiglie sono molto accoglienti. E diciamo che insomma rispettano le persone che non vengono dallo stesso paese. Buonasera a tutti. Siamo qui per intervistare Niccolò Trabalzini e Pietro Lami per parlare del progetto di alternanza scuola-lavoro svoltosi in collaborazione a Gem Edizioni. Niccolò, ci puoi parlare in maniera più approfondita del progetto? Sì, il progetto consiste nel produrre un libro dove all'interno ci saranno dei racconti che parlano delle tradizioni, delle culture dei vari territori della Val di Chiana. Pietro, quali saranno le classi coinvolte? All'interno del progetto saranno coinvolti gli alunni della classe terza A e terza B liceo scientifico. Niccolò, possiamo sapere come verranno ricercate le storie trattate? I luoghi verranno affidati a un ragazzo e lui gli sarà affidata la scrittura di un testo che al suo interno ha le tradizioni locali, e lui sia attraverso delle ricerche su dei documenti o attraverso delle interviste riuscirà a produrre sia un testo che racconta la storia dell'evento sia un testo letterario, quindi inventato, che racconta una storia ambientata in quell'evento. Quali sono le aspettative del progetto? Da questo progetto vogliamo coinvolgere sempre di più i giovani a conoscere le tradizioni del nostro territorio, e poi vogliamo anche invitare gli adulti che saranno presenti alle conferenze che terremo durante il corso dell'anno a conoscere queste storie. Salve a tutti, ci troviamo attualmente al Liceo San Bellarmino con Carlo Pasquini. Dici Carlo, quanti anni sono che sei nell'ambito del teatro? Che sono nell'ambito del teatro non ve lo dico perché sono troppi anni. Diciamo che qui ai licei sono 22 anni. Cosa hai intenzione di portare quest'anno con questo progetto? Noi stiamo preparando Aristofane, che è un autore che si studia a scuola, almeno si dovrebbe, del IV secolo avanti Cristo. È una commedia, si chiama Lisistrata. L'abbiamo già rifatta a scuola perché è un classico, non solo scolastico, è un classico della letteratura teatrale. Però nel nostro spettacolo non si chiamerà Lisistrata ma Lisa del Salarco. Infatti lo spettacolo sarà ambientato tra la Val Dolce e la Val di Chiana durante il passaggio del fronte nel 1944. Come ti è venuta l'idea 22 anni fa di portare il teatro nei licei poliziani? Ero appena tornato da Berlino, dove avevo abitato 3 anni, quindi avevo bisogno assolutamente e voglia di un'occupazione che riguardasse il teatro, e nella mia natura il teatro si confonde sempre con la sua
con la sua ispirazione pedagogica, per cui il mio interesse era di lavorare con dei giovani e così ho cercato di fare da allora in poi e spero di non smettere tanto presto. Per questa edizione del TG Poliziano è tutto, grazie dell'attenzione e se avete qualcosa da aggiungere potete scrivere a polizianonews@gmail.com.